tutto cambia da un mese all'altro tra l'inizio del campionato e quello odierno. Siamo ancora fermi allo stop del torneo con i soli recuperi in programma. In questo primo periodo abbiamo conosciuto l'attaccante Su, sbloccatosi nella gara interna col Progresso, terminata per 3-3, e la New Entry, acquistato poco prima dello stop attuale dalla Marignanese Cattolica 1923. Ovviamente parliamo dell'attaccante Merlonghi. Per lui si tratta di un ritorno dopo aver vestito il giallorosso nella precedente stagione, comportandosi da perfetto assist man e siglando 4 centri in stagione. L'attaccante di origini romane ha il desiderio di mettersi da subito in mostra, nel frattempo si continua a sudare, sperando in una pronta ripresa. Il calcio al tempo di Covid-19, tutto fermo, però i giocatori ovviamente si allenano pronti alle prossime partite che speriamo si possano giocare. Show, il Cattolica vuole altri gol da te. Stiamo lavorando appunto per arrivare a fare questi gol. E tu dall'alto riesci a inquadrare bene la porta? Sì, vedendo dall'alto riesco a vedere tutte le giocate, tutte le cose prima degli altri. Vedo che c'è molto entusiasmo quando vi allenate con costanza, e sapete anche sorridere. Sì, quello è molto importante perché abbiamo un buonissimo gruppo di ragazzi seri, bravi, sappiamo il momento di ridere, il momento di fare le cose serie, quindi ci divertiamo e lavoriamo bene. Questo Cattolica Marignanese dovrebbe essere la sorpresa di questo campionato. L'inizio non è stato scoppiettante, però si vede che ci sono gli attributi per fare bene. Sì, come dicevo, abbiamo una buona squadra, adesso stiamo lavorando per colmare quel gap, quel pezzettino che il mister dice, che è quello che ci è venuto a mancare in queste partite, dove abbiamo fatto bene ma non siamo riusciti a portare via ancora i 3 punti. E speriamo che in questo lavoro che stiamo facendo di arrivarci presto. Sì, è un problema poi di concentrazione nei momenti topici della partita, perché avete avuto l'opportunità di essere in vantaggio, doppio vantaggio eccetera, poi si deve essere chiusa la vena. Non so se è un fattore di concentrazione o altro, però so che ci stiamo lavorando e speriamo presto di portare a casa la prima vittoria. Io ti auguro di fare molti gol per te e per il Cattolica. Grazie mille e speriamo di farne tanti. Ciao a tutti. Grazie. Mario, il tuo ritorno con i colori giallorossi e quindi il fatto che sei voluto tornare, eccetera, hai sicuramente una motivazione in più per fare bene. Sì, è come se ho lasciato un discorso a metà, dai, dall'anno scorso. Sono tornato con tanto entusiasmo, poi ho trovato un gruppo di ragazzi molto affiatati e in un momento particolare come questo, come tutte le squadre stanno vivendo. Vediamo un attimo che cosa succede e speriamo di partire al più presto perché abbiamo voglia di giocare a calcio. Come si riescono a tirar fuori le motivazioni quando non c'è la partita, eccetera, però ci devi allenare sempre con la massima costanza, con la massima determinazione? Di allenarsi sempre a 200 all'ora, di stare uniti, compatti, seguire il mister, seguire lo staff e andare avanti tutti insieme, insomma. Il mister vediamo che non solo vi spiega eccetera, ma poi vi fa vedere praticamente cosa vuole da voi. Mi sembra una bella cosa da parte di un tecnico che non ti mette lì a caso. Sì, quello sì. Il mister cerca di tirar fuori magari a chi manca qualcosa, quel qualcosa in più per fare bene la domenica, ecco. Speri di poter iniziare insomma a giocare, perché come lo sperano tutti, perché questo Covid è un po' tutto nel pallone. Però c'è un fatto, cosa pensi? Questo Cattolica potrà fare un buon campionato? Io penso di sì, dai, le prime impressioni che ho avuto sono molto positive, la squadra è molto, molto compatta, è molto unita e quello è un gran punto a favore. Ora mancano le vittorie, arriveranno sicuramente, che poi dopo vincere aiuta a vincere, come si dice. Allora ti auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo, ma soprattutto bentornato. Grazie mille. A volte c'è ancora il tempo di emozionarsi, di sentire il sapore del vero calcio. Grazie al contributo della stessa società Marignanese Cattolica 1923 abbiamo avuto l'onore di sederci a tavola con qualcuno che ha scritto pagine importanti per questi colori, come Loris Neri, intervenuto al microfono di Roberto Gabellini. Loris Neri, oggi siamo stati fortunati
ad avere l'opportunità di restare un po' con voi, ma abbiamo visto che questa è una società che in Serie A non esiste, questa fratellanza, questa apertura mentale, cioè è così che si creano i club Cattolica, San Giovanni Marignano, cioè dove c'è un'unità di intenti, il territorio è piccolo, quindi bisogna puntare ad unire, non a dividere. Certo, la prima cosa che si deve fare è unire, e per unire la prima cosa è capire le esigenze del settore giovanile, che siano da parte e dall'altra, e della prima squadra. Il nostro intento è unire le due società e le due città, realtà sportive, e riuscire a contemplare una squadra che porti il blasone più alto possibile, e le due altre società del settore giovanile creare l'unione per portare i migliori giocatori nella Serie D o Serie C, quello che sarà. Speriamo più in alto possibile. Una cosa, lei è anche allenatore, eccetera. Io ero allenatore. Oggi vedo che ha la parananza, lei quindi è allenatore anche in cucina, sì, quindi io, è un cuoco provetto, io, la portiamo in Rai o in Mediaset? No, non voglio portare nessuno, io sto bene qua e cerco di fare il massimo per la mia società, che sia San Giovanni, che sia Cattolica, per me è indifferente, anzi io sono in pratica un esterno, perché io vengo da Modena, quindi sono fuori campo, diciamo. L'unica cosa è che, avendo giocato nel Cattolica, forse mi sento legato anche al Cattolica, oltre che a San Giovanni, dove ho allenato. Tutto qui. Poi per il mangiare è un hobby che abbiamo assieme ai nostri dirigenti. Il prosciutto lo porta lei da Modena? No, lo compro a Reggio Emilia, Parma. È un Parma particolare. Ah sì, abbiamo avuto il modo di assaggiarlo e torneremo. Si chiama Sant'Ilaria, se vogliamo fare le pubblicità. Certo, ci mancherebbe. Ma i giovani, la vostra forza è quella, puntare sui giovani, sul settore giovanile, per educare e per far crescere una civiltà migliore forse di quella che stiamo vivendo. Noi stiamo cercando di ampliare il settore giovanile sia a Cattolica che a San Giovanni, anche perché noi ci riputiamo più che altro degli educatori, non tanto allenatori, perché è una parola grossa. E gli educatori cosa fanno? Fanno sociale. Noi il 90% di quello che facciamo lo facciamo per il sociale, poi se qualcuno di questi ragazzi riesce a progredire noi siamo contenti, ma non è il nostro intento, no? Il nostro intento è farli divertire e farli crescere tutti quanti. Creare degli uomini o delle donne, perché poi anche le ragazze. È chiaro, aiutarli a capire come sarà il loro futuro, soprattutto nella società odierna, perché non è così facile e scontato come si pensi. E questa mancanza di educazione nelle giovani generazioni, lo sport può aiutare molto a far capire le regole. Da questo punto di vista lo sport insegna le regole, insegna il rispetto di tutti quanti e quindi è una buona base, però purtroppo non possiamo noi essere gli artefici di una società che insegna altre cose, ma diciamo che noi assieme alla famiglia possiamo dare un buon contributo al ragazzo. Allora, noi diciamo una cosa, noi verremo in casa, fuori casa, in trasferta a mangiare qui, perché è una cosa fuori di testa. Allora, in casa d'accordo, fuori casa purtroppo non facciamo da mangiare noi, quindi dovete adattarvi. In trasferta uguale. Era il vecchio presidente Montesi che diceva: abbiamo una squadra che può vincere in casa, fuori casa e in trasferta. Per me è un aneddoto bellissimo. L'aneddoto è bellissimo, però il discorso di vincere o perdere secondo me non c'entra niente. Dobbiamo cercare di capire dove possiamo arrivare con le nostre forze e riuscire a trovare dei giocatori della zona che possono giocare in Serie D o in Serie C rispetto a quello dove siamo, perché quello deve essere il nostro obiettivo. Non è il fatto di avere una squadra in cui ci sono 30 giocatori che vengono da tutte le parti della zona d'Italia, ma non c'è neanche uno della nostra settore giovanile. Quello deve essere la nostra preoccupazione, poi dopo quello che sarà, sarà. Non ci posso fare niente se nella zona non abbiamo nessun giocatore bravo. Lo faremo nascere, speriamo. Noi non più diversamente giovani, speriamo di fare speriamo. Grazie di tutto. Prego, grazie a voi. Presto. Arrivederci. Numero uno. E certo.
A conclusione di questo servizio diamo l'aggiornamento del protocollo per l'attività dilettantistica di rilievo nazionale al vaglio della FIGC. Lo fa sapere la Lega Nazionale Dilettanti, che ha inoltrato la proposta di integrazione a quello attualmente in vigore per il tramite del suo responsabile medico, il professor Carlo Tranquilli. È stata formulata una proposta di adeguamento per il campionato in Serie D e per le altre competizioni dilettantistiche di interesse nazionale, tra le quali Divisione Calcio 5 e Dipartimento Calcio Femminile. La modifica riguarda principalmente l'adozione di tamponi di screening utilizzando test rapidi antigenici ormai diffusi in ogni settore, dalla scuola alle attività produttive, per la prevenzione della diffusione del contagio, effettuabili presso le società interessate. Si tratta dunque di un'integrazione fondamentale per innalzare il livello di sicurezza e per dare maggior regolarità allo svolgimento delle attività. Una volta valutata la commissione medica scientifica della FIGC, l'integrazione del protocollo potrà trovare rapida applicazione. Un iter che la Lega Nazionale Dilettanti spera possa concludersi in tempi brevi, dal momento che la ripresa del campionato è ormai alle porte, quantomeno si spera.